Ciao a tutti, sono Fabrizio, ho 46 anni, molti di voi mi conoscono. Perché la simulazione di guida? Perché ho sempre avuto passione per i motori. Ho iniziato da quando ero piccolo, 14, 13, 14 anni, a smontare motori, elaborarli, iniziare a capirci qualcosa. Poi mi è venuta la passione per il computer e ho iniziato praticamente da subito con le simulazioni di guida. Da quando ho preso il PC, all'incirca nel 98, ho iniziato subito con Grand Prix Legend e con i simulatori che c'erano all'epoca. Poi GTR, R-Factor 2, GTR 2, fino ad arrivare oggi con Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione, R-Factor 2 e Race Room. E la simulazione di guida mi piace tantissimo, mi piace dedicarmi per fare setup, per migliorarmi sempre di più, confrontarmi con gli altri anche per imparare e migliorare sempre di più le prestazioni e soprattutto per passare tempo con amici che ho conosciuto grazie a questo sport, a questo passatempo. Amici con cui da un po' di tempo trattengo sempre buoni e ottimi rapporti. Ciao a tutti, mi presento Giuseppe Perrone, 53 anni, da 10 anni vivo in Slovacchia. La simulazione automobilistica, ci sono arrivato molto tardi, un anno all'incirca, durante un periodo di malattia, quindi non facendo niente, poter passare un po' di tempo, mi sono messo a giocare sul PC, e, essendo appassionato di auto. Ho usato delle mod automobilistiche, ma il problema era usare queste mod con la tastiera. Guardando poi dei video con dei player che usavano un volante e una postazione con una pedaliera, mi sono procurato un piccolo volante usato, una copia vecchia di Project Car e ho cominciato a giocare. Tutto qui la mia esperienza iniziativa. Perché Sim Drivers? Beh, ho conosciuto Sim Drivers grazie ad un amico che vide un video dove Fabrizio diceva di voler organizzare un campionato. Infatti il primo campionato che ho fatto con Sim Drivers è stato quello della Seat, dove mi sono divertito tantissimo e dove praticamente è nato il gruppo di ora, dove ci sono amici affiatati che si sentono tutti i giorni. E Sim Drivers è un bel gruppo pulito, sano soprattutto, dove la gente si rispetta, sì, a parte qualche piccolo diverbio a fine di ogni gara o insomma, di qualche gara, non tutte, ma poi niente, regna sempre l'amicizia e il rispetto e questo mi piace tantissimo perché è importante nei gruppi. Sim Driver, perché? Il perché era una schiappa. Non sapevo guidare, non riuscivo a stare in pista, non riuscivo a guidare bene e quindi sapevo che mi mancava qualcosa e ho cercato sul web informazioni come poter fare, come poter migliorare, o almeno cominciare a guidare. Guardavo video in continuazione su YouTube e un giorno inciampo in un video di Fabrizio Micheli che prova una Clio Cup. Il video mi è piaciuto molto, il modo in cui specificava le caratteristiche delle auto è una cosa altra. Finito il video, io sono andato subito sulla sua pagina web e mi sono sciroppato tutti i suoi video, mi sono sciroppati. Poi ho visto che aveva anche un forum e mi sono iscritto nel suo forum. Nel momento che mi sono iscritto c'era in corso il campionato Seat. Che mi sono sciroppato totalmente e mi sarebbe piaciuto essere insieme a loro, ma mi rendevo conto che era una schiappa e quindi dovevo attendere ancora e dovevo migliorarmi. Intanto mi allenavo, cercavo di migliorarmi. Poi è arrivato il campionato Ferrari 488 GT3 a cui mi sono iscritto e a cui ho partecipato anche con risultati scadenti, essendo una schiappa.
arrivando sempre ultimo, tempi assurdi, ma tutti i ragazzi sono stati bravissimi perché mi hanno sollecitato, mi hanno veramente accolto a braccia aperte e mi hanno sollecitato a dirmi, dicevo, guarda Giuseppe, che è normale, quando cominci a girare, devi imparare come si fa, come si fa, e sono molto contento di essere in questo gruppo fantastico. Cosa mi ha colpito del campionato di DTM? Beh, la modalità a squadre è una bella idea perché dà la possibilità a tutti di crescere, di migliorarsi e di confrontarsi a pari livello, perché alla fine sì, c'è uno più forte e uno meno forte nella squadra, ma la sommatoria poi viene fuori. Dalla sommatoria vengono fuori punteggi equi che sono convinto daranno la possibilità di combattere fino all'ultimo punto, fino all'ultima gara. E questo è bello perché sei sempre inserito, sempre motivato a dare il massimo. Finito il campionato Ferrari 488 GT3, è uscito nuovo, su proposta di Fabrizio Micelli, cambiare anche piattaforma, andare sul Race Room e non stare sempre sull'assetto corsa, di questo campionato con una nuova formula, compagni di squadra, ossia non più il single pilota che vince la gara, ma bensì due piloti accomunati in una squadra che fanno il risultato e fanno la somma di gara 1 e gara 2. Bellissima formula, io volevo sempre ancora più imparare e quindi mi sono buttato a capofitto. Problema, mi è toccato come compagno Ninci, l'alieno, e Perrone, la schiappa. E quindi bisogna dare anche un nome a questo team. E ho pensato a Alfa come Ninci, che è l'alfa, e Zeta come Perrone, che è zero pilota. Quindi AZ Team Racing. Per il campionato è difficile perché, come ho già detto, grazie alla modalità che è stata studiata, ci sarà da combattere fino all'ultima gara e quindi è difficile dare una proiezione da ora. Spero di avere buoni risultati, però come si è visto dall'ultima gara, può succedere di tutto, può succedere anche di rimanere appanciati su delle gomme e restare fermi per quasi un giro. Quindi è sempre un'incognita, cioè, l'imprevisto sta sempre dietro l'angolo. Non si può mai dire sicuramente vincerò. Proiezione per questo campionato DTM. Certamente imparare, imparare, imparare. E questo grazie, non come tutti pensano, grazie a Ninci divento un bravo pilota, ma siete voi ragazzi, sim driver, che tutti voi mi state aiutando, mi state dando consigli, come si guida, come si frena, come si sta in mezzo a voi, ed è bellissimo questo. E piano piano sto, come mi dicono tutti, sto migliorando e sto riuscendo anche a fare dei buoni tempi, diciamo. L'obiettivo, il mio obiettivo è stare nei 10-15 piloti e di non far sfigurare Fabrizio Ninci, altrimenti poi ne sentirò di belle di cotte. Un messaggio a Sim Drivers, Fabrizio, continua così perché stai andando fortissimo. Sim Drivers è bello proprio per lo spirito che anima il gruppo, lo spirito di amicizia e lealtà. E questa è la cosa più importante in qualunque gruppo, in qualunque associazione, di qualsiasi tipo. Mi piace stare in questo gruppo, mi piace frequentare, anche se a distanza, amici come voi. Grazie di tutto. Un messaggio per i sim driver? Semplice.
Grazie ragazzi, grazie di esistere, grazie del vostro aiuto, grazie della vostra amicizia, grazie delle belle serate, grazie delle gare che corriamo insieme, del gruppo che si è formato, e questo grazie a Fabrizio Micheli che mi ha accolto nella sua comunità. Grazie ragazzi, siete un gruppo bellissimo, sono fiero di farne parte. Poi vorrei ringraziare anche la Red Bowling Catania, che è il nostro sponsor, che ha dato la possibilità di poter svolgere questo campionato DTM, sponsorizzandolo appunto. Un grazie agli organizzatori, Fabrizio Micheli e Andrea Balocchi, che purtroppo è sempre dietro le quinte e fa il lavoro più grosso, diciamo anche più sporco. Un grazie ai speaker, Fabrizio Micheli, Luca Lazzarato e Alex, che danno il sale e il pepe alle nostre gare. Un grazie ai nostri fans che seguono le nostre live e ci spronano a dare sempre più spettacolo. Un grazie a tutti voi. Come dice Fabrizio, a questo punto, se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti perché potresti correre il rischio di conoscere delle belle persone. Attiva la campanella e un ciao!